Buongiorno a tutti, ben ritrovati i nostri affezionati follower che riescono a staccare dal lavoro per una decina di minuti, massimo 15-20, e trascorrerli con noi alla scoperta del nostro museo. Insomma, sono tantissime puntate, credo che siamo arrivati ormai alla ventesima circa, non lo so, siamo 19-20 più o meno. Abbiamo iniziato a novembre quando abbiamo dovuto richiudere il museo e, diciamo, tranne qualche piccola pausa non ci siamo mai interrotti e stiamo proseguendo passo dopo passo la scoperta del museo, ma attraverso le vostre domande. Quindi vi chiedo sempre di darci una indicazione sulla qualità di audio e video. Dopodiché sono naturalmente a disposizione per le vostre domande. Siamo, come ricorderete, nella sezione del museo dedicata alla collezione Castellani. Siamo ancora fermi ai vasi, insomma, sono diverse centinaia di capolavori in una distesa da far paura, tra le più importanti collezioni dell'Ottocento, quella Castellani. Siamo ancora nella sezione a figure nere, ma insomma confidiamo che entro oggi la chiudiamo in modo che il prossimo appuntamento sia nella famosissima sala degli Iori Castellani. Quindi non so se ci sono delle domande. Intanto qualcuno ci ha detto se l'audio è buono. Sì, si Ok, sente bene. perfetto. Il gioco è un pochino a voi. Io ogni tanto vi do delle descrizioni. Dai, facciamogli vedere qualche particolare. Non so se riesci in quest'anfora ad inquadrare questo, ecco, meraviglioso dettaglio. Non tutti sanno che questa è una magnifica raffigurazione della sirena così come era intesa in antico, quindi non la donna pesce di una sirena a Manhattan o della sirenetta di Copenaghen, ma una donna uccello colomba. Quindi un Mischwesen, un ibrido, un essere mezzo uomo, mezzo animale, e qui insomma costituisce un elemento. La volta scorsa vi ho fatto notare il particolare della sovrapposizione del colore bianco, quindi non solo nei corpi femminili, e questo è un Abbiamo bell'esempio. Dai. una domanda di Antonietta che chiede se in questi vasi che abbiamo appena mostrato ci sono alcune fatiche di Ercole Sì, è pieno. rappresentate. C'è proprio Un una triplice. fissazione della ceramografia attica, quella delle fatiche di Eracle. Qui vediamo una splendida scena in cui è raffigurato nell'impresa titanica del leone Nemeo, imprigionato con questa morsa straordinaria che rimane una costante nelle raffigurazioni di questa impresa, cioè l'eroe che riesce a domare un leone. Ovviamente dovete immaginare quanto i leoni fossero esotici nella Grecia di quel periodo, li conoscevano naturalmente, ma come anche animali potenzialmente importati, ma non erano bestie con le quali ci si confrontava abitudinariamente, nonostante il paesaggio della Grecia fosse popolato di statue e di sculture che raffiguravano il leone come simbolo di forza. Vi faccio notare un particolare, in onore di Antonietta. Osservate la spada, che è quasi un riempitivo, poggiata sul terreno, piegata, quasi forse spezzata, a sottolineare comunque l'abilità e la forza dell'eroe che a mani nude, letteralmente, riesce ad imprigionare il leone. Non è un caso che compaiano in questa scena in particolare Atena, insomma le divinità tutelari dell'eroe, che ha appoggiato anche la sua clava ad un angolo e si vede anche la sua faretra poco più in là, e si è tolto pure il mantello. Dopo questa impresa, Eracle potrà farsi bello con la pelle del leone, che viene indossata in tutte le raffigurazioni, ad esempio in questa qui accanto, dove si rivede sempre la meravigliosa Atena come è rappresentata tipicamente nell'arte di questo periodo, cioè, insomma ancora nell'arte arcaica. E qui Eracle con il trofeo della pelle del leone Lemeo, la spada impugnata, sta
affrontando un altro personaggio, ha anche l'arco e di fronte a lui un Hermes riconoscibile per i calzari e per il copricapo. Ci Ah, sono sì, altre. Arianna che chiede se nelle produzioni locali ci sono raffigurazioni di miti greci che gli Etruschi prediligono. Allora, quella di Eracle è indubbiamente una delle raffigurazioni predilette dai greci e anche dagli etruschi, perché la metafora della capacità di superare qualunque impresa, anche la più audace, e soprattutto Dioniso. ci si, ecco, Dioniso è un altro, adesso lo diciamo subito dopo, cioè Eracle è il modello di chi è riuscito con le proprie imprese a guadagnare la vita eterna e la giovinezza eterna fra gli dei dell'Olimpo, per cui è un modello un po', potrà sembrarvi paradossale o audace, ma chiunque ha sconfitto la morte è un modello dal punto di vista religioso ed etico. Insomma, il Cristo stesso con la sua resurrezione viene celebrato anche per questo, non solo per aver donato a tutti noi il riscatto, l'esempio. Dioniso è l'altro modello, devo dire, in quest'altra anfora è molto bello. Non soltanto lui nella sua staticità da divinità, ma se non è facile inquadrarlo, però lateralmente, lì più a sinistra, c'è questo bel satiro di frontale, insomma, non di profilo, con un'enfasi sui gesti e la prospettiva che, insomma, prelude già al raggiungimento dei livelli dell'arte a figure rosse. Qui c'è l'immagine del trionfo di Eracle, che sta ascendendo all'Olimpo accompagnato da Atena su questo carro trionfale che diventa il modello del trionfo anche per le tirannidi del tempo. Tarquinio il Superbo avrà una bella quadriga trionfale sul Campidoglio, immagini di Eracle accompagnato da Atena in trionfo erano nei templi di Santo Mobono, erano anche a Veio Portonaccio, insomma è un modello per tutti. Qui Eracle invece si confronta con dei guerrieri, è un guerriero particolare, Gerione con tricorpore, reso nella versione con tre corpi affiancati, in altre versioni è un mostro dalle tre teste o dalle sei braccia. Bene, se ci sono altre domande, qui c'è un altro Dioniso, e allora soffermiamoci un attimo su quest'altro vaso, stiamo per arrivare alle figure rosse, ve ne accorgerete subito, c'è una meravigliosa anfora panatenaica, caratteristica, si tratta di un esemplare, diciamo, vicino al momento in cui viene concepita questa forma, che rimarrà costante nei decenni successivi, quando queste anfore continueranno ad essere prodotte con la tecnica a figure nere per conservatorismo religioso. E anche l'immagine di Atena rimarrà sempre uguale, statica, con quel rigore tipico dell'arcaismo, perché si tratta di un premio. E quindi, come tutti i premi, anche oggi si utilizzano delle forme che hanno un richiamo nella tradizione. E venivano offerte come dono durante le Panatenaiche, e chi vinceva in una delle gare atletiche, di solito raffigurate sull'altro lato, qui non visibile, otteneva in premio un numero di anfore di questo tipo. Celebre la tomba del guerriero di Vulci, sulla quale c'è un nostro video di approfondimento, la tomba dell'atleta di Taranto, che addirittura ne ha quattro messe come trofeo ai quattro lati della tomba. Questa viene naturalmente dall'Etruria, come tutti i vasi della collezione Castellani, purtroppo non conosciamo le associazioni di corredo. Abbiamo una domanda di Federica Sì? che chiede qual è l'opera vascolare che possiamo considerare il culmine o il punto di arrivo per qualità e cronologia per gli Etruschi. Per gli Etruschi o per l'arte attica di cui Non stiamo lo parlando? Non specifica lo ha Federica, specificato. quindi aspettiamo che La ce lo dica. diciamo, per gli Etruschi la domanda è complessa, facciamo finta che lei ce lo abbia chiesto per l'arte, per la ceramografia. Insomma, abbiamo qui accanto
un'opera attribuita al più grande ceramografo, il più popolare senza dubbio nella critica moderna, che è Ofronios. Questo non è uno dei suoi vasi migliori, però insomma è attribuito. Ofronios era sia ceramista che ceramografo. Nella fase finale della sua carriera diventa prevalentemente ceramista, si ipotizza anche per un problema di vista, però continua ad essere riconoscibile grazie all'analisi. Le sue opere più belle non sono più a Villa Giulia, dopo essere rientrate dagli Stati Uniti, sono oggi esposte nello splendido Museo Nazionale di Cerveteri, e sono il famoso cratere e la Kylix, che non è dipinta da Eufronios, ma è della sua bottega, in quanto egli è ceramista, è Dionesimos. Qui vedete degli straordinari vasi del periodo a figure rosse. Prima però di vedere subito questi, che sono un po' più avanzati, siamo diciamo alla fine del V secolo, volevo farvi osservare questo vaso, che idealmente si colloca, questo vaso configurato a doppio volto femminile, una donna di colore, una donna bianca, sono affrontate e compongono insieme un cantaros. Abbiamo dedicato un'intera puntata a questo oggetto della nostra serie Etruscopri, quindi potete approfondirlo. E qui idealmente si colloca nel punto di passaggio tra la tecnica a figure nere e quella a figure rosse. C'è la sperimentazione delle due tecniche in questo vaso, paradossalmente ma molto significativamente incentrata su dei volti di splendide donne, rappresentanti a loro volta di due continenti, e questo segna idealmente un momento di passaggio alle figure rosse che iniziano da questo punto. Siamo tra il 520 e il 500 a.C., ci sarà una fase che in questa vetrina non è rappresentata, in cui diciamo c'è un assestamento, non tutti sono in grado subito di eseguire tecniche a figure rosse, quindi proveranno a togliere la superficie dipinta in nero dei vasi per raggiungere il risultato, e così diciamo ci si confronta con le nuove Abbiamo tecniche. un'ultima domanda da Vincenzo, che chiede se c'è uno stile prettamente etrusco prima dell'influenza dell'arte greca. Diciamo lo stile degli Etruschi si riconosce in ogni periodo della loro storia, anche se ci sono fasi in cui prevalgono l'influenza dell'Oriente, durante l'orientalizzante, a partire dall'arcaismo, quella del mondo greco in prevalenza. Gli Etruschi hanno sempre saputo prendere il meglio dagli altri, imitandoli, reinterpretandoli. Non è mai una interpretazione passiva, naturalmente ci sono i casi delle importazioni, e questo determina il successo di attività produttive. Molti di questi vasi, l'abbiamo detto la volta scorsa, venivano però prodotti ad Atene in virtù del gusto degli Etruschi, così come molte maestranze trasferitesi dalla Grecia in Occidente, in Etruria, hanno prodotto opere tipiche per il gusto degli Etruschi, dalle pitture affrescate di Tarquinio, alle lastre dipinte di Cerveteri, al sarcofago degli sposi, all'orazione templare di Veio Portonaccio, incluso l'Apollo. Sono chiaramente tecniche, linguaggi nati nel Mediterraneo orientale e nell'Egeo, e adattati al gusto degli Etruschi, che sono committenti attivi, cioè pretendono che sia rappresentata la loro cultura e il loro gusto, rispettando determinati canoni estetici e sociologici. E naturalmente questi artigiani che innestano queste tecniche diventano, dopo una o due generazioni, a pieno titolo degli Etruschi, quindi le loro opere non sono facilmente distinguibili, cioè non hanno più il marchio originario di una provenienza dalla Grecia. Pensate all'altorilievo di Pirgi, chiaramente ha alle spalle un retroterra greco, ma è il linguaggio tipico degli Etruschi, che concepivano le architetture templari in modo completamente diverso da quelle greche, anche solo per il fatto di prediligere
una materia semplice come la terracotta rispetto al marmo privilegiato dai greci. Si dice che gli etruschi non conoscessero il marmo, non è proprio così, sono note delle opere in marmo degli etruschi. C'è una discussione sul quando cominciano ad essere utilizzate le cave di marmo Apuano, ci sono dei prodotti in marmi in ambito etrusco, sono stati trovati a Spina, sono stati trovati nell'Etruria settentrionale. Diciamo, è difficile dire se sia una scelta o un caso il fatto che, diciamo, una questione di convenienza. Però, insomma, gli etruschi sono compiutamente riconoscibili, forse. Le tracce maggiori, quelle che venivano riconosciute anche dai greci, le hanno lasciate nella bronzistica. La loro grande abilità nella lavorazione dei metalli, anche perché detenevano le materie prime e le risorse, ha fatto sì che eccellessero nella produzione di tanti oggetti, in particolare appunto utensili da mensa, vasi di grande pregio, sculture. La chimera appartiene più o meno al periodo dei vasi che state vedendo, sono delle caratteristiche che venivano invidiate anche dai greci, pur essendo i greci abili nella produzione di bronzi. Una delle città che si distingueva di più è Vulci, e i materiali vulcenti in bronzo erano esportati in tutto il Mediterraneo e anche in Europa, molto apprezzati, tanto appunto da diventare un esempio e un modello. Questo, insomma, per rispondere rapidamente a una domanda estremamente complessa, vediamo giusto dove siamo. Prima avete visto. Ripartiamo da qui allora, No, sì. diciamo ci conviene finire questo punto Ok. perché così siamo direttamente nella sala degli ori la prossima volta, giusto per far vedere un'immagine a figure rosse diciamo, della lotta contro il leone Nemeo. È un Eracle diverso, è un Eracle giovane, imberbe, la clava e la spada sono ancora una volta poggiate al lato, non compaiono le figure mitiche, la scena occupa tutta la superficie del vaso destinata alla raffigurazione, siete di fronte ad un'idria, il movimento è più spontaneo, anche se i particolari sono più semplificati, è più corsivo il linguaggio, è più realistico però anche la resa, se non altro perché il colore della superficie del vaso è molto simile al colore naturale della pelle. Bene, grazie per la vostra attenzione, per le vostre domande. Non è semplice parlare con questa maschera nera, me lo devo ricordare, sto andando in apnea. Siamo arrivati praticamente alla fine diciamo, della prima parte dedicata ai vasi a figure rosse. E ci aspetta la prossima puntata, la sala degli Ori Castellani, nella quale penso rimarremo tutti i minuti che abbiamo a disposizione, ma non il prossimo martedì, ne saltiamo uno, andremo quindi credo all'8, non so se il martedì successivo sia l'8, insomma, però vi informeremo sui nostri social. Anna, aiutami a ricordare se ci sono degli appuntamenti intermedi. Allora, no, ci stiamo preparando per una grande mostra. Sì, giusto, l'11 inauguriamo una mostra di un importante artista giovane ma già molto affermato, Antufiev, che prima di esporre a New York fa tappa da noi a Villa Giulia con una serie di opere realizzate appositamente per dialogare con i vasi e gli oggetti, i capolavori del nostro museo. Quindi ci sarà una sezione del museo che si animerà con le opere di questo giovane che ha voluto reinterpretare i modelli mitici, iconografici, stilistici, ma anche i materiali utilizzati dagli etruschi, il bronzo, la ceramica. Ci saranno opere sparse non solo all'interno di una sezione del museo, ma anche nei Nella villa. nostri giardini, e quindi sarà un'occasione in più per veder dialogare la contemporaneità con l'antico, come sta avvenendo tuttora nella nostra Sala della Fortuna, grazie ad una proiezione che abbiamo inaugurato la scorsa settimana di un altro artista, questa volta francese, Jonathan Pepe o Pep. Pep, ecco, se non l'ho sempre detto all'italiana, grazie Fino al a. 6 Fino al giugno 6 negli orari di giugno, apertura negli del orari di museo. apertura, entrambe queste iniziative saranno fruibili gratuitamente con i nostri
biglietti di ingresso. Ricordiamo a tutti, ci ha scritto proprio ieri un nostro visitatore che ha avuto uno spiacevole episodio, esiste da luglio del 2017 un abbonamento al Museo di Villa Giulia che è immaginato in tre fasce, da 3 mesi, 6 mesi e 1 anno, in modo da poter tornare più volte, partecipare alle nostre iniziative. Quindi sappiatelo, è un'opportunità a vostra disposizione, e chi è residente nei comuni che hanno sottoscritto la convenzione Tula Rasnal, c'è una pagina del nostro sito dedicata, sappia che ha diritto sia al biglietto che all'abbonamento ridotto, eccezionalmente per chi è residente in questi comuni. È un modo per incentivarvi a visitare il nostro museo. Volevo ricordare un altro Sì? appuntamento, Rigenerarte, Ah, il giusto, sabato sì. 5 giugno, torna. Sabato 5 giugno torna Rigenerarte, c'è stato anche Sì, sabato scorso, 22 sono degli maggio. appuntamenti realizzati dal Servizio per l'accessibilità del museo, coordinato da Vittoria Lecce, in collaborazione con l'associazione Parking Parkinson. Zone. Sono iniziative dedicate diciamo, a chi ha il Parkinson. Ci si può prenotare, tutte le informazioni sono nel nostro sito. È un'opportunità per vivere il museo come luogo del benessere, come dovrebbe essere, nessuno dovrebbe mai sentirsi a disagio in un museo, e fa parte del nostro percorso di rigenerazione attraverso l'arte, la cultura e la bellezza, parola bella, un po' abusata, e quindi mi fa sempre specie utilizzarla. Beh, insomma, mi sembra che abbiamo Detto detto tutto. tutto, poi se ci siamo dimenticati qualcosa basta seguire la nostra pagina Facebook, Instagram, Twitter, insomma chi più ne ha più ne mette, chissà che non se ne mettano anche altri di canali, magari grazie a delle persone che ci guardano a distanza. Va bene, insomma, siamo andati inoltre Sì, il tempo a esatto. disposizione, grazie per l'attenzione, se ho detto qualcosa di sbagliato, le domande non sono concordate, potete correggerlo nei commenti. Arrivederci.